Coach Blengini, una partita che ha regalato 3 punti, però insomma forse non si è vista la migliore Lube questa sera. No, io mi aspettavo una partita di sofferenza, mi aspettavo una partita qua, è un campo dove ho sempre sofferto personalmente, anche l'anno scorso è stata una partita che non è andata al tie break veramente per un soffio e non mi fidavo del periodo un po' povero di risultati di Padova. Immaginavo che potesse aver avrebbe potuto cambiare l'assetto, sapevo che questo avrebbe dato nuovo entusiasmo, che la squadra avrebbe giocato poi storicamente contro le squadre, no, più blasonate, si gioca col braccio più sciolto, soprattutto in battuta, infatti si è visto. Mi aspettavo una partita di sofferenza, a onor del vero. Il secondo set, che è quello dove abbiamo sofferto di più e che abbiamo perso, è stato un set dove noi in attacco abbiamo fatto molta fatica, per non dire troppa fatica, e quindi giustamente lo abbiamo perso. Però alla fine siamo portati a casa i 3 punti, che era come sempre la cosa più importante, siamo contenti. Infatti quest'anno la Lube, almeno fino adesso, sta dimostrando però che nel momento in cui c'è da tirare fuori la zampata decisiva, la riesce a tirare fuori. Quanto spera che questo possa continuare nel corso della stagione? No, intanto questa è una caratteristica che devo dire avevamo anche lo scorso anno, perché noi l'anno scorso abbiamo perso 2 partite in tutta la regular season, e questo credo che indichi un po' lo stile, anche la mentalità di questa squadra. È chiaro che questo non ti garantisce nulla per il futuro, parla del passato. Anche quest'anno, per adesso, stiamo proseguendo su questo tipo di stile, di mentalità, di capacità di trovare soluzioni anche quando non viene tutto bene. Però io non spero, perché se un allenatore vive sperando va poco lontano. Io so che ci sono delle cose che devono funzionare meglio e ci lavoriamo cercando di farle funzionare meglio, però una qualità che dobbiamo cercare di mantenere è quella di non innervosirci quando qualcosa non funziona. Ci sono altre cose che fanno parte del gioco che in certe situazioni possono essere abbastanza, in certe non lo sono, e quindi bisogna farle migliorare. Questo è il mix giusto da portare avanti. Un'ultima battuta, guardando esternamente le altre squadre, insomma anche lei ha avuto una carriera che le ha permesso di giocare in diverse serie, per quanto riguarda Padova, così come le squadre di bassa classifica, diciamo, in questo momento, quali saranno le cose che giocheranno a loro favore per questa parte finale di stagione? Io credo che Padova sia una squadra che, è vero, ha attraversato un momento di difficoltà, ma io sono fiducioso che farà bene, che si anche stasera ha dimostrato di avere comunque una buona autostima, di giocare a viso aperto, ha ragazzi giovani che crescono, il livello del gioco migliora, ha un ottimo allenatore. Io penso che Padova sia una squadra molto ben allestita, molto ben allenata, che ha avuto un momento di difficoltà, complice anche qualche problema fisico, perché poi purtroppo il nostro è uno sport condizionato da questo. Però a me Padova piace complessivamente molto, da tutti i punti di vista, come ho detto, e quindi ho fiducia, penso che Padova farà un bel finale di stagione. Un'ultimissima battuta, è bello vedere che non solo attorno ai giocatori ma anche attorno a un coach ci siano tanti ragazzi pronti ad aspettare un autografo. Questo è per quanto riguarda la nazionale. Quanto ha dato la pallavolo quest'anno la nazionale italiana? A me tanto. Alla pallavolo credo molto, anzi ne ho la certezza, perché noi siamo rientrati dal Brasile e abbiamo veramente scoperto un entusiasmo contagioso che non riguarda solo gli addetti ai lavori. Nei palazzetti troviamo più entusiasmo, soprattutto per i giocatori, per me che siamo stati protagonisti dell'estate, ma in generale c'è più spazio in generale per parlare di noi, per parlare di pallavolo, che è la cosa più importante, perché questo io credo che sia un patrimonio di tutti. Noi siamo molto orgogliosi di aver contribuito in maniera fattiva a che questo accadesse, lo abbiamo fatto perché ci credevamo, ci è riuscito bene, e tutto questo credo che anche il premio che la squadra ha ricevuto come squadra dell'anno per una squadra di pallavolo, credo la pallavolo normalmente è un po' soffocata, no, dal calcio e anche un po' dal basket, e il fatto che la squadra nonostante tutto sia riuscita a prendere questo premio, e che io personalmente ero primo nella graduatoria per l'allenatore, Zaitsev per l'uomo dell'anno, credo che indichino
un po' quanto è stato fatto quest'estate a livello di entusiasmo generale, e questo non può che fare bene davvero a tutto il movimento, e noi ne siamo strafelici. Allora in bocca al lupo e la lascia alla folla. Grazie, grazie.